Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore. Alleluia, alleluia. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Di santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e i secoli. All'acque tue tranquille mi fai tutti seta. Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Chiediamo allora al Signore di benedire, cioè di essere presente, questo vuol dire, di benedire, di essere presente nella nostra speranza, di essere presente nella nostra vita quotidiana, di essere presente in questo momento così difficile della pace che stiamo attraversando. L'aspersione con l'acqua santa, che ricorda il battesimo, ecco, dà significato anche esterno a questa preghiera. Sii benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua grande bontà e misericordia ci hai rigenerati mediante la resurrezione di Gesù dai morti ad una speranza viva, per una eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i nostri morti vivono in te e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della Pasqua del tuo Figlio.
Tu che nel cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la nostra vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua santa, il ricordo del nostro battesimo e la nostra fede in Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Attenti! Presenta! Lancio! Onore!